Dai, allora, vabbè, guarda, 1.400.000 euro revocato decreto ingiuntivo. Allora, guarda, vuoi giocare a poker? Ti voglio raccontare questo fatto sul discorso delle fiduzioni, ok? Quando siamo partiti nel smontare le fiduzioni, le garanzie che tu hai dato per la tua azienda o per qualcuno che conosci, tutto è nato come una variabile e non una costante. E ti spiegherò cosa intendo e cosa si intende per variabile e costante. La giurisprudenza, molti parlano della giurisprudenza, specialmente gli avvocatuzzoli, la giurisprudenza è una costante, ok, che dà un orientamento. Ma un bravo professionista quello che fa è creare delle variabili e attraverso delle variabili poi si creano delle costanti, quindi la nuova giurisprudenza. Ti voglio raccontare questo fatto perché è una roba un po' particolare, è un po' come avere la fede nella scienza, no? Mi diceva Karl Popper, la scienza non produce verità, ok? La scienza produce errore. E la stessa cosa è con la giurisprudenza non è verità. La giurisprudenza è un orientamento, in base, come ho detto anche poi l'altro giorno, all'epoca, alla corruzione, ai giudici, alla capacità professionale e al coraggio di clienti di affrontare un determinato argomento. E non sono neanche i titoli che fanno i professionisti. E che fanno le persone, sono le persone che danno importanza al titolo. Spesso senti dare molta importanza al titolo, no? Sono il dottor, sono il professore. Mi viene in mente un demente all'ospedale che mi disse quando mia mamma, poverina, è deceduta per un errore clamoroso medico, io non sono dottore ma sono professore. E no, tu sei un demente, ok, con un titolo. Detto questo, quando tu affronti un problema, tu consulente, tu avvocato, tu dottore, devi tenere presente della logica della tua cultura, della cultura esistente, del contesto, della normativa, sì, della scienza, ma vista non come un dogma, ma come un'opportunità di capire e comprendere cosa altri hanno fatto. Ma non è la fine, la scienza è l'inizio. Dico il fatto perché è un po' particolare e ti ho fatto vedere il risultato. Un imprenditore di 62 anni, una vita di lavoro, quindi uno immagina chissà quale alieno, persona normale, ha sempre filato dritto, ha sempre pagato le sue tasse, ha sempre pagato i suoi dipendenti, okay? Non ha mai commesso reati, mai fatto illecito, ma una persona per bene. Persona per bene come sei te, come sono io, come è tanta gente, come è la maggior parte delle persone, no? Poi nel periodo pandemico, visto l'intelligenza che hanno avuto questi pseudoscienziati e questi pseudopolitici, il mercato si ferma e comunque si è trovato in una estrema difficoltà. Va in questo dal suo avvocatuzzolo, no? Quindi va là, va dal suo avvocatuzzolo. Quindi l'avvocato storico, cosa fa un'azienda? Va dal suo avvocato storico, dal suo commercialista storico e dopo aver studiato per giorni e giorni e giorni, questo avvocato lo chiama e dice: guarda Mario, ho avuto un'illuminazione, devi pagare i debiti. E lui dice: wow, wow, ok? Pensate che testa. Comunque inizia le trattative con la banca. Questo avvocatuzzo e poi alla fine non ottiene nessun tipo di risultato, anche perché poi le banche fino a un certo punto trattano, poi vendono questi debiti a società che fanno questo mestiere, quindi i famosi NPL, No Performance Loan si chiamano. E quindi vabbè, alla fine partono i pignoramenti, eccetera, eccetera, è una roba pazzesca. Allora, io ho fatto tre cose.
usato, ovviamente ho contestualizzato, poi ho studiato i documenti e quando io studio i documenti e studio il fatto, io guardo la legge di riferimento, non guardo le sentenze che ci sono o l'orientamento, io guardo i fatti e cerco di fissarmi sui fatti. Allora, il pignoramento richiesto era 7 volte il suo valore, quindi verosimilmente lui doveva dare alla banca 100.000 euro e il pignoramento è stato fatto per 700-800.000 euro. Quindi la prima cosa che ho fatto, banale, semplice, è chiedere una riduzione del pignoramento, quindi passare da 700-800.000 euro a 200.000. Quindi la banca aveva una copertura e lui aveva lo spazio per vendere dei beni e per coprire la banca, quindi il problema sarebbe stato risolto già così. Ho visto la fiduciaria era annullabile, la maggior parte delle fiduciarie sono annullabili. Allora, che tu abbia problemi o meno, quando annulli una fiduciaria, il tuo rating aziendale si alza, il tuo rischio si abbassa a zero, ok? Perché la fiduciaria è personale, che tu l'abbia firmato per te stesso o per l'azienda, la devi togliere. Perché se succede qualcosa, quella fiduciaria si è legata a vita. E tieni presente che ormai annullare una fiduciaria è una costante, non è più una variabile. Ok? Il 95% delle fiduciarie le annulliamo. Non dico il 100% perché sono umile, però questo è. Quindi affrontiamo la fiduciaria, annulliamo la fiduciaria, ok? Quindi riusciamo anche in quell'intento, ma non contenti, chiediamo al giudice l'esibizione di un documento originale di un prestito che Mario aveva. La banca, questo documento originale, non ce l'aveva più perché ha smaterializzato tutto. Non essendoci più il documento originale e non l'esibizione, il debito vantato non esisteva. Quindi, tre cose abbiamo fatto. Uno, abbiamo ridotto da 700-800 mila euro a 200 mila euro il pignoramento, liberato dei beni. Due, annullato la fiduciaria completamente perché non valeva niente. Tre, richiesto l'esibizione di un documento in originale, quindi il prestito, loro non ce l'avevano più e quindi non è dovuto. Allora, che cosa ti posso dire? Perché ti faccio questo discorso? Perché ti voglio fare ragionare? Perché l'argomento di difendersi nei confronti di una banca, di una qualsiasi lobby, arriva da un ragionamento. Spesso cosa si fa oggi chi non ragiona? Guarda una sentenza, guarda l'orientamento di un tribunale piuttosto che un altro, e dice sì, ti puoi difendere, no? E non ragiona. Cioè non c'è più la contestualizzazione di chi sei tu, della tua storia. Allora tieni presente una cosa, la maggior parte dei giudici fa bene il proprio mestiere. Non è vero che i giudici sono tutti corrotti, non è vero. Io qua ho delle sentenze eclatanti. Il giudice viceversa, è spesso nella legge delle probabilità, il giudice è una persona intelligente, è una persona che guarda i fatti e contestualizza. E c'è la libertà di fare questo perché la Costituzione è fatta benissimo. È per quello che devi sempre portare il giudice al ragionamento. Spesso cosa accade? Perché il giudice si spazientisce? Perché ci sono degli avvocatuzzoli, okay, che non capiscono niente, non hanno ragionamento, fanno dei copia e incolla e non ragionano. Questo per dirti che è possibile avere dei risultati eclatanti? Sì. Revoca di 1.400.000 euro, ok? Di un pignoramento. È un fatto, eh? Boh, basta. E qua, eh? Se qualcuno non ci crede, glielo mando, non c'è problema. Ok, quindi se hai una fiduciaria, annullala. Se hai dei problemi, cerca sempre di portare il tutto a un ragionamento logico. Ti ho fatto un esempio per farti capire che laddove non c'è soluzione, da dove non c'è una chiave d'accesso, tante volte invece c'è ed è anche più semplice di quello che sembra. Va bene? Ciao e grazie a tutti per la diretta. Magari lunedì prossimo ne facciamo un'altra. Ciao, a presto.